del mio road trip in Shikoku, dopo che abbiamo guidato nella mattinata in una delle strade più sceniche di tutto il Giappone, siamo pronti nel pomeriggio a dirigerci nella prossima destinazione, una gola dove farò una camminata di all'incirca mezz'ora, 40 minuti. Campeggiare gratis. Il colore dell'acqua in questa zona dello Shikoku è particolarissimo e si chiama Niyodo Blu. Ci sono diverse location in cui potete vedere quest'acqua particolare di questo colore. Non ho molto spazio nel telefono e non so se riesco a farvi vedere bene, ma sono nella Nakatsu Gorge in Shikoku ed è tra i miei posti preferiti che abbia visitato assolutamente in Giappone da sempre. È veramente bellissimo. La camminata è facilissima, la possono fare tutti, è accessibile, ma la bellezza di questo posto è senza parole. Ci sono questi, non lo so, questi boulder, queste pietre giganti, l'acqua bellissima, un sacco di particolari, è veramente, veramente, veramente inimmaginabile la bellezza di questo posto. La camminata è un tripodio di scale, salite, discese, ponticelli, camminate sulle rocce, c'è veramente di tutto, è stata interessantissima. Per guidare su questo ponte, tra la 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 la, che vi faccio vedere, è a una corsia sola. Non è magnifico, ragazzi? Oh, sono emozionatissima, adoro i ponti e non ci posso credere che sto guiderò su questo ponte. Devo attraversare appunto questo lago che è appunto creato dalla diga per andare nel campeggio, che dovrebbe essere sopra da qualche parte lassù. So, quindi andiamo. Tra-la-la-la-la. Tra tutte le aree di sosta dove ho dormito durante il mio viaggio in Giappone, non solo in Shikoku, ma tra tutti i miei road trip che ho fatto, questa è stata la mia preferita. Forse era una combinazione tra l'ora del tramonto, il tramonto stupendo, il verde delle montagne, la diga, l'acqua appunto con il riflesso, ma questa area di sosta era la mia preferita. Sono stata l'unica persona a dormire qui e proprio dietro di me, in cima alla montagna, c'era un piccolo hotel con un ristorante dove c'è un bagno per i clienti e ho pagato 300 yen per poter entrare e fare il bagno tradizionale giapponese. Prima ho controllato che non ci fossero tanti ragni, ne ho appena mosso uno che era proprio lì davanti, ma non c'è nessun pericolo. I found a spider web.